bellissimo carnevale a Bormio, lo posso assicurare. Cosa ci sarà quest'anno? Perché che origine ha questo carnevale? È un carnevale antichissimo che risale addirittura al 1400, che però era stato completamente abbandonato nel 1766, quando era stato abolito per disordine, soprattutto per il fatto che il podestà dei matti, che veniva eletto al posto del vero podestà, ed era obbligato ad assumere questa carica, doveva pagare da bere e da mangiare una compagnia di giovani, di più di 100 giovani, e quindi si riduceva irrimediabilmente in miseria. Fu anche per questo motivo che fu abolito. Io e la mia compagnia l'abbiamo ripristinato, è ormai 13 anni che lo facciamo, coagulato in una sola giornata invece che in una settimana intera. Ah, prima una settimana prima intera? Era una settimana di gozzoviglie, era per quello che si riduceva in miseria il podestà. E allora arriva il sindaco, che si colloca sul trono, però deve cedere il passo al nuovo podestà, che viene scelto appunto dalla compagnia, ogni anno viene cambiato, e il sindaco è costretto ad incoronarlo e a dare le chiavi del paese a questo nuovo podestà, che per un giorno intero prenderà possesso appunto del paese. La cosa più interessante di questo carnevale è la lettura della posta dei matti, che avviene dopo l'incoronazione del podestà. È il richiamo all'antico discorso che faceva l'Arlecchino sulla pubblica piazza, dove nel 1700 descriveva tutte le vicende più piccanti che erano avvenute durante l'anno nel paese. E diciamo che anche noi raccogliamo una buca delle lettere particolari, la cosiddetta buca posta dei matti, dove raccogliamo tutte le lamentele e pettegolezze della popolazione e li mettiamo in pubblico in questa giornata, inscenando anche delle scenette, delle discorsi in dialetto, eccetera, che poi verranno pubblicate su un bollettino particolare che ogni anno viene reso pubblico e viene venduto in edicola. Ed allora buon carnevale, poi più in là nel tempo buona Pasqua, visto che organizzate anche i pasquali qui a Bormio. Buon carnevale intanto. Grazie mille, arrivederci. Qui li vedete delle corone, che sono quelle degli ex podestà dei matti, che partecipano ogni anno alla nostra grande festa. Sono passati ormai 13 anni da quando per la prima volta è stata riallestita l'antica festa del podestà dei matti. Quando era ancora giovane fu addirittura ornato con il diadema dei matti e guidò la compagnia della vita scatenata. Il De Simoni si impegnò a destra e a manca e mise da parte i suoi lavori scientifici, con i quali si conquistò addirittura la stima di Napoleone Bonaparte, per mostrare ai grigioni, con la sua temuta penna di dotto in materia di diritto, che non avevano alcun diritto di disturbare le gioie del carnevale. Alla fine però dovette combattere anche contro il clero, contro la nobiltà avversa, e sconsolato si pentì degli sforzi profusi per il mantenimento dell'antica festa del podestà dei matti, e in un suo memoriale scrisse: Bormio, un paese dove sia nelle cariche ecclesiastiche come nelle secolari il merito non si valuta un fico e tutte si conferiscono con principi fondati nell'interesse, nello spirito di partito, nell'invidia e nella malignità, e perciò che mi tengo lontano dal quel paese, di cui ambisco però di essere cittadino nato. Non è adunque meraviglia se le cose di tutte di quel paese vanno di male in peggio. Poi chiamare un altro Arlecchino, sempre presente in tutto. Chiamerei tutti qua insieme, un applauso generale agli elementi fondatori della Compagnia dei Matti. Pazzia! E via la Compagnia dei Matti! Allora, da uno sperduto paesino della Val di Dentro. Mi dicono che venga da quel manipolo di case che si trova sopra il sasso di Scianno, che porta il nome di Scalota.
Ma lo intravedo, mi sembra di intravederlo laggiù, in mezzo alla folla, con il suo binocolo che sta guardando l'orizzonte. Gli hanno riferito che oggi per lui può diventare un giorno importante e che oggi potrà essere re. Gli hanno detto che deve cercare un tale con la fascia tricolore. Vediamo dove si trova il futuro podestà dei matti. Dov'è? Lo vedi? Lo vedi il podestà? Non lo vedo. Sarà nascosto da qualche parte? Urbani, detto anche Kramer, che nel nostro dialetto significa appunto mercante ambulante. È contento di assumere questa carica, signor nuovo podestà? È in grado di tenere testa a questa cozzaglia di matti? Allora, ecco, si avvicini gentilmente al sindaco. Allora, e chieda gentilmente di farle posto. Mi può gradire la sua poltrona? Mio dovere, ma io gliela lascio anche definitivamente. Anche perché nel 1700, sì? Il podestà veniva spodestato per 6 giorni. Per 6 giorni? Non solo per un giorno. E quindi la mia proposta è che ci siano 6 più 6 giorni. Ecco, benissimo, 12 giorni. E 12 giorni di festa. Perché io propongo 12 giorni di festa col podestà di Matt che governi Bormio. Ecco, chissà. Allora, un brandello, ecco, allora, dopodiché direi di prendere il grande mantello rosso purpureo con le code di volpe e mettiamoglielo indosso. A questo punto lei non è ancora nessuno, adesso non è ancora nessuno, il sindaco è ancora qua. E allora ecco che viene il momento più importante, l'incoronazione. Allora, la che portate la corona e lo scettro. Allora, a questo punto però vorrei fare una cosa diversa dal solito. Vorrei chiamare qua tra voi il podestà dello scorso anno. Prego, si accomodi, senza corona naturalmente, perché le rimetto la corona che aveva lo scorso anno. Ecco, venga. Il signor Rini, ex podestà, o ancora podestà, diciamo. Adesso, in questo momento, chiedo gentilmente al signor sindaco di togliere la corona del vecchio podestà e di dare la carica al nuovo podestà. Ecco. Bravo! Ecco l'incoronazione! Il nostro nuovo podestà dei matti, un evviva! A questo punto il sindaco deve consegnare le chiavi del paese in mano al nuovo podestà dei matti, perché è lui il padrone di Bormio. Ecco, adesso caro sindaco, mi spiace congedarla, però ecco, lei deve togliere la fascia di sindaco, che per oggi non vale più nulla. E a questo punto chiamerei ancora il vecchio podestà, che dà i nuovi poteri al nuovo podestà dei matti, consegnando lui lo scettro del potere. Ecco qua. Evviva! Evviva! E a questo punto, caro Leo, intoniamo il nostro canto. Pronti tutti insieme, si sega sulla poltrona. Compagnia dei matti, 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 compagnia dei matti.
la 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 detto Nane, nel 2013 Walter Ginelli e nel 2014, come abbiamo visto, e qua tra noi, appunto, Cesare Pietro Rini. Bormio ora è in mano alla Compagnia dei Matti. Come vedete è costituito da più di 15 elementi, è completamente astemio. In ultima istanza, a proposito dei dubbi avanzati sul nostro bilancio e sul contributo. Allora, Arlecchino Federico, cominciamo. Il crocifisso e chiedere allo scultore di Bormio, che aveva scolpito Babbo Giovanni Paolo II, posto nella parrocchiale, di fare una seconda copia di quel capolavoro portato via da Bormio. Bravo, bravo Federico. Allora, la seconda lettera è intitolata Casa Tamburini. Sempre per le nuove folidei, un quali volta più prima, per di sette, ma un quali volta anche più tardi, per merdì o luna. Ansera per di cinque mezzo o le sei, ma un quali volta anche più tardi, per di sette o le otto. Un quai di e un quai dopo mesdì, anche se mica del tutto, ma alla fine del conto, anche se sempre. Meno le volte che se mica perché siete un'altra parte. Ok, terza, la quarta lettera, la Tares. Capriccio, ma te pare? Proprio un posto adatto, in due rive in Twitch facilmente. Forse che sarà più intasamente parcheso, ma... Magino, fa mica stupide. A te pare che una sala mortuaria la mettono lì proprio in mezzo a una serie di attività? Mi discuti mica sul padrone se il ganuma in quel posto e il fai se interesse. Ma mi domandi, al comune, a garese mica di essere al primo a mica permettere? Ma Arturo, ciappetta la mica! Perché diventerà tutto un business. Ti pensa, se il morto al campin de fo, al basta che i parenti vanno dalla scala e prifete la pizza le pronta. E magari può dentro di fianna slizzighetta o salamette e mangiare insieme. Poi alla fine, se vuole festeggiare col morto, e può fare anche un dolce gelato per rallegrare l'attesa. Kelles, in talpe rose, e subito dopo ci ha passato la macchina e mi sono inviato in spiazza per il lavaita. Nel passare lì denanzi, al me paru di vedere Verguta, che se muoia in tlinto il pra. Lì, Sash, di fronte alla guida. Ma in due? Lì, in due anche il fotografo? Sì, sì, proprio lì. Quando sono arrivato lì denanzi, alla scuola mi sono detto che abbia sbuncato di troppo. Ma poi proprio ir a vedere. E posteggia lì la macchina e sono già a vedere. Dite che crederà sbiga. Nel pra era una spettecciata di bandierina. Ma sai perché li stanno in pè? Gli sono stite impiantate nel terreno. Ma che vale! Te che crederà sbiga? Gli stanno in pè sulla merda. Cosa di Gesù? Ma sì, su ogni stronzo di grep l'hanno impiantata una bandierina. Chi che il gavolo l'idea, vestito un bel guelfo, e sì, anche fa capire a questo ciò padrone dei cagnieri, che gli vuole un più di buona creanza, e che anche le forze pubbliche gli arrese di controllare un PIT che venisse rispettata le regole. Sì, ma la storia la finis mica chi? Ti pensa? Alzas che dicen che un quali mamma li sen lamentata che le bandierina sa di tirare via subito perché può essere pericolosa per i boccia che giugno nel giardinetto? Ah, bella questa, mica perché era il problema che i boccia i maiesi lì. Ma io sono la merda, sì. Ah no, perché lì sciora chi pensa di farli mamma, a che ne frega nuovo del sentasso sulle banchine, di piazzare i boccia, di ciacolare e di fumare la paia. Sì, invece di portare i boccia a fare un bel giro su per i boschi, li appiazzano lì, in mezzo al giardinetto.
Bravo Pino, e allora hai un po' di lamentarsi, di lamentarsi per una che sbandiera la merda. Via Roma e nelle altre stradine la domanda del 2 di gennaio. Ah sì sì, una spartigata di plastica che l'era peso di quando finisce la fiera di San Gervasio. Anche era sui sacchetti, fino sui vasi dei fiori delle finestre. Sì, ma è mica stato gatto, eh? Gli è stato un po' in balosso, probabilmente un po' in benzinao, magari anche un pippo, eh? Ma allora, se le scime domandi come mai li abbiamo mica catturati? Anche mica un servizio di monitoraggio in via Roma, quel che impiazziamo i tendi mondiali? Buonanotte, le telecamere si saranno così in sacola dei quaidun. Comunque, è sempre la solita menata questa raccolta porta a porta del RUT, le un beschizzi. Logic che se te laghe sforano scelta dei sacchelli in mezza strada, l'occasione fa l'uomo ladro. Ah sì, è proprio ora di finire di mettere fuori di baita i sacchetti del RUT, della plastica e della carta. Al padre essere la moda del Medioevo, mica nel 2015. E poi è sempre la solita menata. A Ruta Gaso mette il fuoro dopo l'idea di sera, esci per tutta noce, i gatti, i cagnoli, i faino, i balossi possono far festa. E se per caso te viene al pirlo di levarsi prima degli sei, te Gaso stare attento che si è smica passaggio mo al camion. Roba de matte, ma quando la finirà sta storia? Sta tranquillo, qui di sta amministrazione che non ha per le balle di cambiare. Allora che ne frega degli stronzata. Al piedi bus di cicca di sigaretta, la festa delle pianta. Sì però Toni, Tonia, al me sembra sempre d'essere la solita. Al me par noma di criticar e verguna al disco la posta di matta è noma distruttiva. Ma allora mi vorresti essere per una volta costruttivo. Punta, punta su. Allora, per prima abolire la raccolta porta a porta. Far su il più parte del paese dell'isola in due tirar su il RUT. Farò di birch che si vede mica, per esempio, delle scuole elementari. In due piazzerò i container per il RUT, per la plastica e per la carta col sequerci. Per il vetro che già li so a campana. L'isola però è grande essere controllata da un addetto, di modo che se metto la roba bene in ordine. De noce se sera su tutto per tenere lontani gli animali. Naturalmente, quest'isola è ad essere monitorata, di modo che gli orari mica consentivi, vergono al piazza smiga lì il cerut. Molta bella salata chi che picca lì il rut senza l'addetto. Al mio parco mica una roba impossibile. Bravo Ricco, chissà se vergono ti ascolterà. Ma chissà, eh? A questo punto una lettera nostra, ne abbiamo messo una nostra anche noi, che è intitolata Poveri Matti. Allora, questa lettera è letta dal 4 Arlecchini, allora dal presidente, che lo, eccoci, poi dal cassiere che sono io, la riscompensa Nisba. E allora come farà? Non potresti tirar su un pide franco la questo? No, quello in qualità del presidente, mi rifugi, cui tempi. Pure, chi crede che ha il coraggio di andare in ambiente le vosine di Frank? E allora cosa mai deve fare? Tirerà per la cinghia. Ma come? Per prima posticiperà i pagamenti in attesa del contributo. Poi al dì del carnevale comprerà nomo la farina per la polenta, senza furmai e companati. Poi mi dì che hai il problema con i microfoni. Per quel no problem, al basterà usare. Per la nafta del trattore invece, ma era di ir a tola lì col bidoncino. No, no, un po' mica, non sei pronta lì. Ma no, lei conosce da qui for baschi, può andare in avanti. Ma è per la scopa dei bollettini? Per quel, non può ciappare carta riciclata, far magari ciclostili, diminuire il numero delle copie e poi al limite non si fa passare una settimana per un, perché chi ha voglia di leggere lì. Sì, ma per Pasqua il Benvara ha i soldi per la carta benedetta, per il pane e per il vino. Ma preoccupati mica, anciappa un ciutin e me lo tira su. E a Pasqua anche tira il zanc. Al pane non farà cunda la buona man di Tilio e per il vino me lo farà fuori per con le bustine. Ma, vi direi, a me quasi passa la voglia.
Ecco, sante tempo che arrivai mica a vedere. Alghera per conto interessante. Alghera una tavola rotonda. O me, dettavo che n'era mica, mia Lombria. Però guarda tutti te vecchi. Al nostro sindic, un nostro ex sindic, quel che gala albergo o sulla nazionale, e un cui usai che mi pareva di conoscere, ma che mica subito inquadra, e poi un ricciolone di forma. Te gli dai una dosa a quel cui usai, perché la gara mica fa la Coppa del Mondo. Ah sì, mi hai veduto anche me la trasmissione. La gara l'hanno fatta saltare per colpa di quel consiglio. E capì appena dopo chi che l'era. Certo, mi ricordai quel pizzetto con la pipa in bocca quando si smaffiava di essere un pittore. Ma al fa il pittore di White? Ma no, pittore dei quadri. E mi sembra strano che l'era lì come un rappresentante padrone di impianti. Ma roba di matto, che capisci fuori più niente. Ma ti che te sei più informato. Come la stessa storia di impianti a Volvi? Ma è un po' lunga da contare su. Ma per essere un po' schicci, puoi dire che una volta c'era due società. La Fusa di Vormin e la SIM di un dei no che ha una fabbrica di Bologna. I Vormin gli hanno venduto la Fusa e dopo una serie di storie, impianti e gimmano agli azionisti. Ma essa al 51% che l'ha rimasto con SIM insieme alle Vignaschi. Ah, essa capisci perché l'altro dì il soci delle vigne al Madin. Per forza che ha mica fatto la gara. Fin quando altri Borminghe vendono gli impianti di legnas, loro i turisti li fanno di tutto per portare in tali vigne. Ormai gli errori stai fatti e mi ha in guida io. Certo che anche qua i Bormini li incontra. Sti chi gli dicono che la gara del Coppa è negativa, perché i turisti in quei dì possono mica schiare sulla pista Stelvio. Stan gli sarà contento e a schiare mica del tutto, perché con la scusa che fa un po' troppo caldo gli hanno fatto una finta di sparare. Sì, però mi dici, anche le autorità comunali al che ne frega poco della gara. L'unico che l'ha sciappato in team della discussione era l'albergador, che se anche al garali sua pecca, almeno per Borbi la fai vergogna. I mondiali le ha portati lui. Certo, qui dell'amministrazione al che ne frega proprio poco. Perché? Dice sì sì. Ma perché quando hanno cominciato a parlare delle altre stazioni, tipo Tizbuel, gli hanno detto che hanno tirato fuori i Frank e che ne hanno detto un bel po' a chi che vince la gara. Appena sentì questo il nostro sindic anche se indrizzai i cavei e pareva avere sotto al culo un vespeir. Ah sì, li vedo anche a me. Ma di che lui ha nemmeno neanche un decimo di quei Frank per la gara. Ah, ma quando sa di tirar fuori i Frank per l'Unione Sportiva i che rivendono sempre a recuperare. Ah sì, perché quando sa di mettere, perché ne mai, ma per ora sa anche di far di sforzo. Sì, perché dopo le tardi per bere sulle strasate. Caro Fredo, a fare sci al succede che dopo, quando il ghelli riunione tra i vari comuni, un quai sindic al te venia a dire. Valtri Bormin, gal detagerò perché gal nome al 7% del territorio. Li pista in su al de sotto, gli vani in su al de dinti. Quel Cindy però ha conosco poco la storia, al sa amica che i vani in sempre stati i vani de Bormi, e che Bormi l'era raccontato e che l'era Bormi e li sua cinque val, e chi che comandava era i nobili de Bormi, mica certo qui de se poco o de pedenos. Lai a star la tua nozione storica. Essa la faccenda è questa, che se da mica una mossa, gli faranno sulle terme dei Valdedinti in tala calcheira, gli faranno la libera sotto il grande segno e non resterà come sempre una stazione invernale di Serie B. Del lavoro Poletti o il presidente della regione Maroni? Papa Francesco o il vescovo Coletti? Obama o la Merkel? O forse è un compito che compete proprio a lui? Ok, ancora due lettere e le concludono
il dottorato. Matti, 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 la compagnia dei matti. No, deve essere lui a intonarla. Allora, ripartiamo. Pronti? Vai. Matti, la compagnia dei matti, prosa prospera, gente prosperosa. Matti, 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 la compagnia dei matti, la 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 la. Com'era buona questa polenta con formaggio, davvero buona. Vi ricordo il mio blog sui viaggi e il blog sulle ricette, www.cmricette.blogspot.com oppure .it.ch, sui viaggi www.cmviaggi.blogspot.com.it.ch. Questi blog hanno pagine Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, Stambole Pon. Mi trovate come CM Viaggi oppure CM Ricette. Alla prossima. Iscrivervi per ricevere ulteriori miei video sul carnevale, sui carnevali, e commentare.
che manchi di tu ed è lei, ed è lei Margherita, 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 Margherita,